Benvenuti, buongiorno a tutti. L'ho acceso bene il microfono secondo le indicazioni, sì, mi sembra di sì. Eh, grazie per essere qui. Io sono Rosa Polacco, lavoro a Radio 3, ho il piacere di condurre, di accompagnare questa mattina eh, gli ospiti accanto a me che vi presenteranno questo nuovo progetto. Eh, punto Sud di cui avete appena visto un'anticipazione Punto Sud, Mezzogiorno Reale Mezzogiorno Immaginato che si terrà dal 26 al 28 ottobre tra poco meno di un mese a Bari e qui per parlarne ci sono eh, gli ideatori accanto a me, alla mia sinistra c'è eh, Luca Bianchi, direttore dello Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno alla mia destra Alessandro Laterza l'editore e la cosa forse da cui partirei è proprio questo incontro tra queste due realtà, una casa editrice che è più di una casa editrice perché è una realtà che da tanti anni osserva, racconta, analizza le trasformazioni della società, trasformazioni economiche, politiche, culturali, sia con l'attività principale diciamo, della casa editrice che è quella di pubblicare libri, ma anche con un'attività quotidiana capillare eh, di grande sforzo e impegno militante fatta sul territorio, non solo in questo luogo che ci ospita questa mattina, dove si svolgono spesso molti seminari, incontri, presentazioni, ma anche eh, nelle diverse piazze d'Italia con eh, una serie di progetti diversi: vanno lo sapete, dalle lezioni di storia che si sono tenute anche in questi giorni, qui a Roma, a diversi festival, come l'ultimo nato, o penultimo nato, invece direi, che è quello che si terrà il prossimo fine settimana a Lucca, ricordiamo il lavoro eh, per il Festival d'Economia prima di Trento e poi a Torino, e però anche il lavoro eh, quotidiano eh, al sud, non solo a Bari, non solo in Puglia, ma con un'altra intensa attività che è quella per esempio che si tiene anche intorno ai presidi del Libro. Eh, o insieme al lavoro eh, di La Terza c'è cioè il lavoro eh, della Svimez che appunto eh, osserva e indirizza, o almeno questa è l'intenzione, um, eh, i nodi più complicati del presente che intrecciano appunto economia politica, eh, lavoro, sviluppo, impresa, ma anche questioni eh, non solo prettamente economiche, che sono questioni... Eh, sociali che hanno sempre una ricaduta da un lato economica, dall'altro un'implicazione culturale, ma sono questioni per esempio riguardano eh, la scuola, l'istruzione, le disuguaglianze, il divario eh, nord-sud, eh, la ricerca e appunto lo sviluppo. Allora sono proprio questi due elementi che mi sembra che messi insieme possano avere una uh, spinta propulsiva importante in un momento come Uh, mi ha spiegato uh, Alessandro la Terza, poi lo dirà anche mh, meglio di me, uh, l'idea di partenza sia quella che mai come in questi anni il Sud sia stato tanto raccontato e presente, dominante forse anche direi nel nostro immaginario culturale, penso ai film, ai, ai libri, uh, alle serie televisive che propongono uh, prodotti editoriali e culturali che incontrano il, eh, il favore del pubblico, perché parliamo di libri, film e serie tv che sono sempre in cima a tutte le classifiche insomma, di vendita e gradimento. Nello stesso tempo però questo sud non è mai stato tanto distante dall'agenda dall politica e dalle priorità dell'azione politica. Um, vorrei però chiedere intanto appunto ai due eh, ideatori e organizzatori di questo nuovo festival di raccontarci com'è nato e quali saranno le eh, direttrici eh, principali su cui si articoleranno gli incontri eh, che vedremo a, a Bari a fine ottobre e vorrei iniziare da Luca Bianchi. Eccomi. Grazie a tutti, grazie. Allora, finalmente ce l'abbiamo fatta, sono contento di essere qua oggi, è stato un lavoro che con Alessandro e con la Terza abbiamo avviato diversi mesi fa, eh, proprio partendo da una, diciamo, penso da una percezione comune, quello che ci fosse bisogno di un luogo di approfondimento, di dibattito su, sul mezzogiorno, ma non... Che non fosse il solito convegno, ovviamente noi come Svimez ne facciamo tanti, in cui il valore aggiunto era quello appunto di poter mettere insieme due, due sensibilità molto diverse, quella appunto della casa editrice la terza e quella della Svimez, che permettesse soprattutto di aprirsi al confronto con tutti gli attori locali e in questo senso almeno per quanto riguarda la Svimez, questo è un altro passo di un percorso che abbiamo avviato da alcuni anni. Il eh, primo passaggio è stato proprio quello di ampliare le aree di analisi del nostro prodotto principale, che è il rapporto Svimez, no? un prodotto che esiste quest'anno, festeggiamo 50 anni il rapporto Svimez, e, e per la prima volta, quattro anni fa, decidemmo di, di cambiare il titolo, no? quindi, diciamo, toccando un titolo fatto da Saraceno, quindi ho diciamo, tutte le... Diciamo, le accortezze del caso, no? però in cui abbiamo detto che era il rapporto sull'economia del mezzogiorno, abbiamo detto no, da adesso si chiama rapporto sull'economia e la società del mezzogiorno. E questo cosa voleva dire? Voleva dire che era impossibile riuscire a capire anche le dinamiche economiche di questa grande realtà del Paese se non ne percepivamo intanto quello che accadeva nelle trasformazioni della società. Questo era un tema particolarmente rilevante in questi anni perché avevamo visto anche dai numeri, che poi questa è un po' la nostra specializzazione, come stava un po' modificandosi in sé la stessa definizione di questione meridionale cioè non riuscivamo a cogliere appieno cosa succedeva analizzando semplicemente il sud dal suo punto di vista degli stessi indicatori economici, cioè il divario nord-sud in termini di PIL pro capite sembrava più o meno sempre uguale, no? sempre immutabile. In realtà all'interno del sud stavano modificando moltissime cose e quello che appariva con più evidenza era un ampliamento del divario di cittadinanza, l'abbiamo chiamato noi, cioè che anche in presenza di fasi di... Eh, leggera convergenza economica, in realtà molti indicatori sociali che riguardano l'istruzione, la sanità, eh, l'assistenza sociale, eh, tutti i temi riguardanti l'accesso all'università, in realtà c'era stato un indebolimento delle politiche pubbliche, soprattutto dopo la crisi del 2008-2013, aveva creato un ampliamento delle disuguaglianze tra cittadini e quindi tra territori. Nel frattempo però il sud stava anche rispondendo a nuove sfide, a nuove sfide che riguardavano le transizioni, anche ancora prima del PNRR, ovviamente si parlava di transizioni digitali, di transizioni ecologiche, rispetto alla quale invece c'era un, un pezzo di sud innovativo che stava rispondendo. Quindi rispetto a queste ampie contraddizioni abbiamo detto serve un punto che non riguardi appunto semplicemente la lettura dei dati, oppure appunto quello che è tradizionalmente il nostro lavoro, ma che nasca soprattutto la riflessione dal confronto, dal confronto con gli attori, quindi come, vedete nel, come vedrete nel programma, poi magari Alessandro ne parlerà con più, eh, in maniera più ampia, eh, abbiamo chiamato molti testimoni, testimoni sono ricercatori, sono imprenditori eh, che ci raccontano... Da un lato la loro esperienza di sud, e dall'altro come loro vedono il mezzogiorno, una sorta di tagliando diciamo, la questione meridionale, poi il termine questione meridionale non attira mai molto. però eh, io, noi crediamo che proprio nel momento in cui, peraltro, eh, in Europa, grazie a Next Generation, il tema dei divari sta di nuovo diventando centrale nelle politiche europee, a noi ci sembrava che fosse anche il momento di mettere in evidenza questa, un po', questa spaccatura, questa dicotomia da un lato sull'Europa identifica il tema della lotta alle disuguaglianze come elemento fondamentale per incrementare la crescita complessiva del sistema europeo, per, per rafforzare il sistema europeo, a noi ci sembra che il dibattito nazionale fosse invece ancora molto chiuso sulle diciamo, dinamiche del, del secolo scorso, della contrapposizione territoriale tra nord e sud, rispetto alla quale credo che poi la proposta di autonomia differenziata rappresenta un po' la... La sintesi di quei vent'anni di contrapposizione nord-sud. Quindi, proprio questa evidenza da una parte di un'Europa che va da un lato, da una parte di dinamiche economiche globali che riportano al centro il tema del Mediterraneo, dell'integrazione, della nuova globalizzazione e dall'altro un dibattito nel Paese che sembra ancora figlio un po' di quella contrapposizione degli anni 90 tra eh, nord-sud, eh, locomotiva e vagoni più lenti che poi è stata poi. La gran parte del declino italiano, la spiegazione del declino italiano negli ultimi anni, e quindi io credo che ci fosse, a ma, ma maggior ragione in questa fase, bisogno di un tagliando su, questa, su, questa grande, su questo grande tema che ha accompagnato diciamo, tutta l'unità nazionale. Tra l'altro, ascoltando Bianchi, penso, ma anche banalmente, diciamo, al lavoro quotidiano che noi dell'informazione. Facciamo quanto il Sud sia sempre eh, cruciale nelle discussioni e nei temi a livello ovviamente nazionale ma anche europeo. Questo è un altro un capitolo poi interessante da, da approfondire perché. È cruciale se parliamo di scuola, è cruciale se parliamo di ambiente, è cruciale se parliamo di infrastrutture, è cruciale se parliamo di salute, è cruciale se parliamo di, di, di innovazione, è, è cruciale se parliamo di legalità. Allora, queste sono tutti eh, temi e occasioni di incontro e di riflessione che troveremo nel nel programma di Bari e che mi sembra, avendo scorso il programma, poi avendo avuto anche il piacere in questi mesi di seguire un po' il lavoro che, che stavano facendo ehm, Svimez e la terza per eh, preparare il festival, di vedere che tutti questi elementi sono tenuti eh, assolutamente sullo stesso piano in maniera equilibrata e dialogante, dove non c'è qualcosa che debba primeggiare sul resto. Vedrete, ci sono diciamo, due eh, architravi fondamentali su cui forse si articola il programma. Sono gli incontri appunto, di carattere più economico eh, che toccano il PNRR, che toccano la coesione eh, territoriale, che toccano l'occupazione, ma ci sono appunto, anche quelli eh, che riguardano aspetti. Uh, che per semplificazione definiremmo più culturali e meno economici, dove invece appunto il punto di equilibrio è appunto quello di essere temi sociali e sono quelli che riguardano per esempio uh, la scuola, a cui è dedicato un incontro. Uh, sulla In queste settimane si è parlato molto di scuola, legalità e dispersione scolastica, anche alla luce di casi di cronaca terribili, sono stati a, a Palermo, a... O a Caivano però appunto sembra sempre che quando si parla di sud si debba guardare a qualcosa che mostra dei, dei vuoti e questi vuoti spesso sono provocati da un'assenza di, di azioni incisive. Eh, Alessandro eh, ti chiederei di, eh, intanto di, di raccontarci come sono stati... Elaborati questi incontri e soprattutto se ho capito bene che l'importanza data ai diversi temi va in questa direzione di tenere il discorso sul Sud su un piano non frammentato ma eterogeneo. Bene, buongior buongiorno a tutti, grazie eh, Rosa. Eh, eh, il, io proverei a definire quella che è l'esigenza in ragione della quale questa. Questa, questa manifestazione o festival ehm, è, è nato. Eh, il, il grande, la grande questione è eh, che ehm, ehm, certamente io ma molti altri abbiamo percepito il fatto che eh, in questo momento c'è eh, un sostanziale eh, silenzio sul, eh, sul sud e le sue, e le sue questioni. Eh, e c'è anche eh, una disattenzione a livello di dibattito pubblico, quindi al di fuori di quelle che sono le stanze della politica, talvolta una disattenzione che affligge l'opinione pubblica meridionale stessa, che è un punto critico in qualche maniera del, del, del discorso. Per cercare di esercitare in qualche maniera eh, uno sforzo per riaprire, rilanciare questa eh, attenzione naturalmente fondamentale è stata la disponibilità e la prontezza di risposta di, eh, di Svimez, eh, per cui come da protocollo io ringrazio il presidente Giannola, il direttore Lucabia e anche il vicepresidente Giampaolo Manzella che è nascosto da qualche parte e che ha diciamo, lavorato molto alla costruzione di questo. Di questo, di, questo, di questo programma. Svimez è ovviamente un punto di riferimento essenziale per quanto riguarda tutto ciò che riguarda l'analisi del Mezzogiorno e devo dire che con grande piacere uh, ho, ho osservato che condividevamo l'idea di uh, come dire, provare uno schema di comunicazione un po' diverso da, uh, da, dal solito. Ora, un'istituzione così <ride> consolidata con una storia uh, così forte. Si pone il problema come dire, di mettere a disposizione anche i propri contenuti i propri interessi secondo una formula che non credo sia stata mai eh, praticata e nella quale per così dire, la, la terza ha qualche competenza e, e abilità, come ricordava eh, Rosa. Come ci siamo giocati la partita eh, eh, è presto detto, eh, questa edizione si chiama Mezzogiorno Reale e Mezzogiorno Immaginato. Il mezzogiorno reale è quello dei problemi che abbiamo di fronte, per cui credo che a noi non basti eh, esprimere eh, una eh, generica preoccupazione sul tema dell'autonomia differenziata e non basti eh, fare la conta, che è pure importante, di quelle che sono le risorse assegnate al sud nel PNRR. Questo è il massimo, come dire, il massimo del livello di attenzione che si registra oggi, molto superficiale. Ripeto, io scuso paradossalmente la politica, non scuso noi stessi. Cioè, mi dico perché non, non, non facciamo più domande su materie molto complicate, non c'è meno dubbio. Ma ci sono appunto tanti altri argomenti. Eh, ieri ero con, eh, con Marco Panara a queste bellissime giornate dedicate a Marcello De Cecco a, a, a Lanciano eh, e ricordavamo tutti quello che non è uno slogan, è un trucchetto retorico, e cioè eh, i problemi che noi registriamo nel Sud sono in realtà problemi in buona misura registrabili su scala nazionale con un'intensità oggettivamente molto, molto più forte. Quindi, come dire, quando ci occupiamo di Sud eh, è bene chiarirsi che ci occupiamo d'Italia e ci occupiamo di Europa, non stiamo facendo un discorso, come dire, di piccole parrocchie ma un discorso che guarda gli interessi di tutti e la chiave che eh, in qualche maniera si è individuata è quella di tenere conto di questi argomenti duri, io ne ho contati una decina che tratteremo, non è un repertorio completo ma sono argomenti come dire, che spaziano dal disagio sociale, dall'autonomia differenziata, alla politica industriale, al tema dell'università della ricerca, avevamo un incontro, un confronto Bari-Napoli non un confronto calcistico, un confronto tra due città che possono e devono dialogare possibilmente, possibilmente di più. Parleremo di mobilità, insomma, avremo un repertorio abbastanza ampio di questi argomenti che sono o dovrebbero essere l'ordine del giorno. Nello stesso tempo, a questo che è il mezzogiorno reale, noi abbiamo mescolato il mezzogiorno immaginato, l'ha detto prima molto bene Rosa il mezzogiorno della narrativa, delle fiction televisive, delle, della, 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 della musica, del cinema, ha ah, conosciuto negli ultimi vent'anni una fioritura straordinaria di cui non, come dire, non possiamo che per così, ammirare i, i grandissimi risultati. Se voi pensate che in Puglia, salvo qualche rarissima... Uh, eccezione, non c'era una significativa produzione narrativa, la pubblica narrativa è fiorita uh, in maniera straordinaria, poche l'unica regione del sud che ha una ininterrotta tradizione letteraria è la Sicilia, le altre sì, hanno tutti partecipato uh, come dire, in misura più o meno rilevante, ma non con lo stesso impatto. Io posso dire che negli ultimi vent'anni tutto il sud, tutto. Ah, per così dire, eh, è stato influente, presente e questo si è tradotto anche in uno straordinario eh, flusso turistico, materia anche qui discussa, talvolta discutibile, ma che certifica un successo. Allora la domanda è com'è che questo sud è così popolare in queste sue forme di, eh, di espressione, eh, è così ricercato e nello stesso tempo quando si, da, si tratta di parlare di questioni, come dire, più complesse e più dure, il sud, come dire, un po' passa in, in seconda linea. Quindi la domanda è, dopo, come possiamo parlare eh, della, che ne so, dell'Axilella eh, in Puglia eh, o, o dobbiamo solo vedere eh, i turisti che, vi assicuro, vengono a fare il giro di Bari per vedere i luoghi di Lolita lo Bosco, ma sul serio, eh, non è una... oppure... Eh, di che cosa vogliamo ricordare di, 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 di Napoli? Eh, appunto, so, solo le cupezze di gomorra o le versioni più light della stessa criminalità eh, napoletana, o voglio, non vogliamo ricordare anche appunto, i drammi di natura eh, sociale eh, che eh, continuano a consumarsi sotto i nostri occhi e che come dire, durano lo spazio di un mattino, nell'attenzione una volta tanto. Posso dire non nell'attenzione dell'informazione, eh, però nell'attenzione de, nostra, in, termi, in termini generali. Quindi c'è questo sforzo anche di trovare una formula per rilanciare questo discorso sul, sul mezzogiorno, che tenga conto di questi aspetti, eh, di questi aspetti diversi. Eh, no, non voglio dilungare, però, eh, alcune cose devo dire. Eh, gli, gli, Amici di Svimez, li ho ringraziati, non c'è dubbio che se non ci fosse stato questo connubio, questa iniziativa non avrebbe avuto la, la, lo stesso diciamo, svolgimento e non sarebbe arrivata a un, a, a un compimento. Um, io devo ringraziare molto uh, gli, ami veramente gli amici, Rosa Polacco, grande professionista, però qui in realtà è un'amica, Marco Panara. Gianfranco Viesti, che, che non c'è, di cui abbiamo appena pubblicato il libro sulla secessione dei, 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 dei ricchi, Giuseppe Lupo, Oscar Iarussi, c'è una serie di uh, um, amici che ci hanno come dire, aiutato a, a costruire, a immaginare lo sviluppo del, 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 del programma. Da, da protocollo, perché, come si dice, bisogna uh, in questo essere molto puntuali. Eh, io eh, ringrazio l'acquedotto Pugliese, l'ENEL, le Ferrovie dello Stato, la Cassa Depositi e Prestiti, il Banco eh, BPM eh, e Invitalia perché se non fossimo riusciti a raccogliere un po' di risorse ovviamente l'iniziativa non sarebbe stata eh, praticabile. Mol ovviamente graditissimo è il patrocinio del comune di Bari della Regione Puglia. Eh, ma ehm, graditissimo eh, è anche eh, il fatto di aver avuto il patrocinio della rappresentanza in Italia della Commissione europea, perché come dicevo prima eh, noi ci occupiamo di questioni locali, ma cerchiamo, non voglio dire di guardare al mondo, perché adesso non voglio essere retorico, ma certamente di guardare eh, al, al, all'Europa. Tra l'altro non lo so se c'è... Cioè, allora, in questo caso avendo qui il piacere di ospitare eh, Massimo Pronio che è, eh, si occupa della comunicazione della rappresentanza in Italia della Commissione Europea, la pregherei di giustificare questo patrocinio. <ride> questo non gli hanno mai messo così, eh? Sì, no, mi prende di sorpresa. Comunque buongiorno a tutti, eh, beh, intanto sono eh, reduce dal, dalle lezioni di storia. E devo dire, l'ho detto a Lodovico e ai vostri colleghi e collaboratori con cui stiamo instaurando un rapporto veramente proficuo, che siete bravissimi. Quindi eh, è bellissimo sentire che la cultura ancora eh, eh, suscita così tanto interesse, poi nelle piazze di Roma, che sono particolari. Quindi, ehm, poi, eh, il, il patrocinio ehm, l'abbiamo dato. Per il festival di Lucca l'anno scorso alla prima edizione siamo stati insieme sul festival dell'economia e abbiamo ripetuto la collaborazione su Lucca quest'anno, eh, anche parlando con dei colleghi scienziati di Ispra, di demografia parleremo e di consumo della terra e eh, ovviamente eh, siamo molto interessati allo sviluppo del, del sud e quindi è stato facile averci on board. Quindi grazie di questa collaborazione. Grazie mille. Adesso vi faccio delle domande. Un paio, veloci. Allora, intanto volevo chiedere a Luca Bianchi, mi ero appuntata a qualcosa, perché a luglio avete presentato il rapporto, o meglio l'anticipazione eh, del rapporto con le previsioni 2023-2025 eh, su PIL, consumo, investimenti e, e occupazione. Eh, qualcosa di utile eh, alle giornate che eh, state preparando a Bari anche emergeva chiaramente da lì. Eh, ci saranno alcuni incontri in particolare, che sono quelli che vanno sotto l'etichetta Il punto su. Eh, sono delle lezioni di approfondimento su eh, povertà, welfare, mafie, Europa e coesione territoriale e federalismo fiscale. Allora, anche alla luce eh, di, dei dati che avete presentato. Nell'anticipazione del rapporto, tenendo conto di quello che diceva poco fa anche Alessandro, che dicevi anche tu prima: i dati da soli non bastano. Allora, questo sarà proprio il momento, immagino, negli incontri, per esempio, di Il Punto Su per eh, articolare, squadernare e illustrare tutto il vostro lavoro di ricerca, di elaborazione di dati, però in una maniera appunto, diversa, anche più fruibile per chi non si occupa quotidianamente di questi temi con la vostra diciamo, eh, formazione, professionalità e competenza e questo di fondo è, deve essere l'obiettivo di un festival che si rivolge a un pubblico, a una città. Sì, questo è l'obiettivo e lo faremo non soltanto con analisi nostre, ovviamente l'obiettivo è stato proprio anche coinvolgere studiosi di università del nord, del centro, del sud, poi appunto sottolineavo, approfitto per unirmi a quello che dicevo Alessandro con ringraziamento specifico a Gianfranco Viesti perché si porta dietro anche un po' più di responsabilità, dico bene, per quello che ci ha, quindi non è solo colpa nostra, è anche parecchio colpa sua, insomma, quindi diciamo, ha una responsabilità anche aggiuntiva perché dall'inizio ci, ci ha supportato. Sì, no, l'obiettivo è proprio questo a integrare un po' le nostre analisi tradizionali con anche diversi punti di vista, ehm, che riguardano tantissimi temi e questo forse è l'altro messaggio, è proprio quello di spesso il Sud si presta a grandi semplificazioni, eh, anche in termini di prospettiva, no? cioè, ogni volta c'è una cosa che risolve i problemi del Sud, no? siamo passati dalla Serna Reggio Calabria che sembrava nel momento in cui fosse finita avremmo risolto i problemi del Sud. Ora abbiamo davanti il ponte sullo stretto, una volta fatto il ponte, sembra che il sud sia risolto. E fino ad arrivare a, diciamo. Eh, ogni tanto si trova sempre l'escamotaggio, Adesso è il lab energetico, cioè il Sud ora diventa l'ab energetico d'Europa. Eh, perché appunto c'è un po' un rifiuto della complessità. Eh, questa è l'hab energetica, è l'ennesima diciamo, spot, no? come se tutto il sud si risolvesse facendo, essendo il luogo di localizzazione di impianti di fotovoltaico e piuttosto di elolico no? eh, in realtà eh, anche questo, non è, questa è una grande area del paese in cui risiede un terzo, del, un terzo della, delle persone italiane in cui c'è un gran bel pezzo dell'industria italiana, c'è una partecipazione forte del sud, lo faremo vedere alle grandi filiere industriali italiane, cioè gran parte dell'aerospazio, dell'agroalimentare del farmaceutico, è nel mezzogiorno quindi ogni volta cercare di trovare la chiave che può essere appunto l'hub energetico, oppure la chiave è sempre i soldi cioè stanziamo altri 100 miliardi come fu fatto, vi ricordate il famoso consiglio dei ministri a Caserta di Prodi, poi è stato ripetuto varie volte c'è sempre una risposta che è la soluzione, faremo capire che non c'è una risposta che è la soluzione c'è un problema di, di coerenza delle politiche di sviluppo con le politiche ordinarie, che vuol dire che è difficile fare anche l'hab energetico se poi non c'hai la scuola, cioè hai, non c'hai il tempo pieno nelle scuole. Cioè, sono dei difetti del modello italiano che nel Sud esplodono, e quindi vanno affrontate, e che il Sud appunto ha, proprio perché è un pezzo fondamentale del paese, un pezzo anche del, del pezzo della modernità del paese, va accompagnato con politiche complesse che però tengano conto anche delle sue specificità. E in questo senso l'hub energetico probabilmente è una grande prospettiva se diventa filiera energetica nazionale, quindi vuol dire esperienze come quelle di Catania, cioè fare grandi investimenti nel sud legati a quella. Ma non è la soluzione da sola, vuol dire interventi innanzitutto sulla cittadinanza, ma vuol dire anche un po' di politica industriale, cioè provare appunto a superare quella, quegli stereotipi e quella narrazione, innanzitutto partendo che non è un altro pezzo del paese. Il Sud è, un, è una parte dell'Italia, non è una cosa diversa, non ha problemi diversi, non necessariamente ha soluzioni diverse. Che molto spesso è il luogo in cui er alcuni errori di impostazione del modello italiano assumono la loro dimensione più, più rilevante. E appunto se si parla dei tagli dell'istruzione o in prospettiva dei tagli della sanità, state attenti che è un problema per il Paese ma che nel Sud la vedremo in maniera drammatica. Questo è un po' l'obiettivo che avremo in questi giorni. Beh, anche con una questione temporale. Diciamo, un altro modo per esempio di guardare eh, alla questione è che si parla sempre della retratezza ehm, eh, del Sud, con un'etichetta fastidiosa e, e, e non abbastanza aggiornata. Eh, invece, possiamo anche vedere come nel, nelle regioni del Sud proprio eh, alcune, eh, alcuni temi, alcuni nodi che. Che illustravi si manifestino prima e l'importanza di guardarli eh, a mezzogiorno è proprio quella di capire che quella maglia che si eh, smaglia, che, 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 che si sfilaccia sulla sanità o sull'istruzione al sud, dopo poco arriva al centro e arriva al nord e dicevi che non ci sono uh, soluzioni uniche, speciali, rivoluzionarie, immagino non lo sia neanche la ZES, la zona economica speciale appena istituita con decreto uh, dal governo? Direi di no, direi di no, ovviamente è un, è un, potrebbe essere il pezzo dell'inizio di una costruzione di un nuovo modello che probabilmente va rivista, in cui appunto eh, io credo correttamente si rifletta un po' su un aumento della capacità diciamo, strategica del centro, perché spesso le, le politiche del sud sono anche qui... Il tema sarebbe lungo. Le politiche diciamo, per il mezzogiorno eh, svincolate dalle strategie nazionali hanno fatto dei tappabuchi, cioè le politiche di coesione, tanto bistrattate anche nel, nel, nel dibattito pubblico, hanno dei difetti, ma hanno risentito anche il fatto che cercavi di compensare dei enormi buchi che c'erano nelle politiche ordinarie. Quindi, diciamo, quindi in questo senso, la ZES unica per il Sud è un. Potrebbe essere il pezzo di una ricostruzione di un centro strategico più forte, però ancora molto presto, e comunque, appunto, eh, rifugiamo dalla soluzione finale. Cioè, non esiste una soluzione finale nel Sud, eh, anche perché, più alziamo le aspettative, più il rischio è un rinculo in termini di. Eh, presa d'atto che poi in realtà nulla serve, non è vero che non serve, non, serve, non serve un intervento specifico per lo sviluppo del mezzogiorno e, come dicevo prima, il PNRR in qualche maniera l'ha dimostrato. Servono interventi per colmare alcuni divari di partenza, ma non, eh, non affidiamo appunto potenzialità enormi a singoli provvedimenti. Quello è un percorso che si avvia, però appunto la dico facile. Se da un lato facciamo la zest unica, ma dall'altro andiamo avanti l'autonomia differenziata, eh, alla fine sul cittadino meridionale impatta molto più alcune scelte che gli, che, gli, che gli incidono sulla qualità e la vita quotidiana. E quindi a quel punto anche quella politica perde anche quel consenso che è necessario sul territorio. Questo è un altro tema su cui dovremmo discutere. Perché poi la politica del Sud non ha consenso, soprattutto al Sud? Questo è un tema su cui dovremmo interrogarci, in quei giorni, dove appunto, proprio perché probabilmente eh, ha finito per, per cercare di compensare altre carenze, per adattarsi anche a volte a un sistema clientelare locale molto forte, e quindi siamo anche su questi, su tutti i temi molto complicati. Però noi non, non abbiamo paura della complessità. Speriamo che anche quelli che ci verranno a sentire non avranno la stessa paura. Alessandro, eh, mi ero. Mi era puntata una, una cosa nei giorni scorsi che eh, riprende forse in parte anche quello che diceva Luca Bianchi poi naturalmente se vuoi intervenire su quello che stava dicendo però ehm, diceva lo storico Piero Bevilacqua che la storia dell'Italia meridionale in, anni, cioè in, in, in età contemporanea anzi la sua rappresentazione si è ridotta spesso a una non storia la, la chiamata così perché si è concentrata sempre solo sulla questione meridionale distogliendo l'attenzione invece al processo de, delle, delle analisi delle trasformazioni che costituiscono, quella, secondo lui, la vera storia e non una antistoria, una non storia. Cosa ne pensi? Beh, penso che eh, entriamo in quello che è un, è un discorso eh, culturalmente molto delicato prima ancora che... Eh, politicamente, cioè anche qui con una eh, buona dose di semplificazione, la domanda è ma quindi al sud va tutto male, va tutto male da, da, da sempre e la risposta è no, nel senso che come, come dire, in maniera puntuale eh, può eh, documentare anche eh, Svimez, ma non c'è dubbio che abbiamo eh, realtà eh, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista per così dire delle esperienze di cultura civica che sono come dire, rilevanti quantitativamente e, e, e significative. La, il punto però sul quale bisogna essere, avere dei molto chiare è che su quasi tutti i temi, da quelli economici a quelli di natura appunto, più civile e sociale, il Mezzogiorno non riesce a esprimere una massa critica, è una cosa diversa. Eh, eh, ieri con, con Marco Panara dicevo se voi fate un giro per il sud e andate a cercare il luogo più sperduto, ci troverete, vi assicuro, ci troverete una bella azienda, ci troverete una bella esperienza associativa. Cioè non è che stiamo parlando di un corpo inerte. La questione, se vogliamo, la domanda è come moltiplicare o, o aiutare la moltiplicazione di questa, di questa realtà che v, va sempre trattata con prudenza perché ovviamente è anche facile consolarsi, cioè dire no ma cioè, a, a Bario, che ne so, Vibo Valencia va bene, quindi come dire noi, noi non siamo sud, no, tu sei nel sud e sei... E se in Italia e non ti devi consolare, e se hai una posizione di qualche posizione in più, eh, devi spenderti di più perché come dire, il cambiamento sul quale ha perfettamente ragione eh, Piero Villacqua diventi un'epidemia un eh, positiva. Questo è, eh, è, è un nodo, e quindi eh, quando ci sono queste occasioni bisogna stare molto attenti a registrare ciò che è di, eh, positivo eh, e, su, e che può essere una buona base su cui costruire o un modello da proporre eh, e, 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 e d'altra parte, come dice, nello stesso tempo denunciare quelle che sono delle oggettive eh, carenze. Può sembrare molto complicato, ma ha ragione Luca, eh, il Sud non è questa realtà arcaica, afflitta da grandi problemi, che è un po' eh, molto spesso è quella del sud immaginato, c'è cioè un mondo esotico, di nostalgie, ma in fondo di buoni sentimenti. Il eh, sud è, 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 è nella modernità, C ha tutte le contraddizioni della modernità, moltiplicate per due o tre. Quindi come dire, appunto, a Matera, la facciamo facile, crediamo che stiamo ancora a contemplare i sassi, monumento sublime, ma evidentemente come dire, non è lì che si riassume tutto ciò che Matera o la Basilicata possono, possono dare. Quindi come dire, è un po' questa la partita, che non è facile, ma viva Dio la, la sfida che la cultura propone non è quella di dare la, la ricettina risolutiva, perché diventa un discorso un po' complicato, di eh, cercare di suscitare proposte, di cercare di suscitare... Attenzione, questo sì, anche qua, badando molto bene a eh, evitare questa trappola mortale che ormai c'è quando si parla di certi argomenti relativi al Sud, vedi eh, autonomia differenziata. Di sembrare che si stia giocando una partita di schieramenti politici. Ora, con tutto il rispetto, io sono preoccupato per come dire, la, la vita ordinaria dei cittadini e delle cittadine del Mezzogiorno, voglio sapere che servizi sanitari o istruzioni avranno, non ho un problema di polemizzare con qualche parte politica, ma avrò diciamo titolo a porre o pensare che ci si debbano porre delle domande su questo argomento, perché in questo siamo in una fase un po' complicata in cui sembra che qualunque cosa si susciti sia in realtà in fondo un complotto politico, cioè calmi. Ci sarà, per carità, chi fa un uso strumentale di certi argomenti, ma non è, non sono, questi non sono usi strumentali, sono domande legittime su questioni dalle quali dipendono le sorti del Mezzogiorno e, insisto in maniera ossessiva, per quanto mi riguarda dell'Italia. Va bene, però adesso facciamo qualche nome nel senso che insomma, il programma è ricco e poi lo trovate sia sul sito che nella cartella. Per esempio prima ho citato il, il ciclo, la serie di incontri, il punto su, poi ci sono degli altri incontri di carattere, che chiamiamo no, so, sì, anche istituzionali in alcuni casi, eh, ma comunque delle, delle, delle lezioni, eh, ce n'è una affidata. A Enrico Giovannini eh, che ha un titolo anche molto interessante, investire al Sud o per il Sud intorno al PNRR, c'è cioè quello con la Presidente della Corte Costituzionale eh, Silvana Sciarra, quello con eh, il Ministro Raffaele Fitto e questi saranno tre momenti di approfondimento anche con eh, figure che hanno o hanno avuto eh, ruoli istituzionali importanti. Sì, eh. Brevemente, perché sono ovviamente delle, eh, degli, degli esempi. Nel caso di Giovannini, di cui tra l'altro abbiamo Testè pubblicato un libro che ci spiega perché eh, i ministri tecnici eh, sono comunque ministri che svolgono compiti di natura politica. Eh, con Giovannini l'idea è quella di eh, farci raccontare quali sono stati i principi che hanno animato la prima stesura del PNRR, cioè quali erano le idee di fondo. E soprattutto di spiegarci se in che misura è vero che, nelle intenzioni, il tema non era uh, investire genericamente nel sud, cioè in termini di allocazione territoriale, ma di investire per il sud con l'idea appunto di intervenire su quelli che sono gli, uh, gli elementi di uh, divario. Di, di uh, Sil uh, Silvana Sciarra uh, è una. Persona di come dire, straordinaria qualità e Finezza oltre a svolgere l'importantissimo compito di presidente della Corte Costituzionale, e lei l'abbiamo la, eh, chiamata perché era anche un suo desiderio, eh, semplicemente per raccontare qual è questo percorso che, dal, che da Bari, scuola di eh, diritto del lavoro di Gino Giugni, l'ha portata via via, come dire in Italia all'estero fino a, a giungere al vertice della, della Suprema Corte. E quindi una testimonianza di una storia del, del sud. Il ministro Fitto l'abbiamo invitato dato con un titolo di una larghezza, proprio cioè, appunto invitandolo a, a intervenire su, quali, su qual è la visione del governo sul sud non indipendentemente ma non schiacciandosi esclusivamente sulla questione del PNRR e vediamo se c'è questa, 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 questa questione perché uno dei problemi che abbiamo registrato è che eh, comprensibilmente eh, possiamo lamentare anche in parte autocriticarci del fatto che non ci sia una visione chiara del Sud ma io mi permetto di ricordare che non abbiamo nemmeno tanto una, una visione chiara di che cosa sia l'Italia e, e oggi, leggendo le ultime notizie, forse cominciamo a non sapere manco più bene quale sia la visione dell'Europa. Quindi anche qua, senza stracciarci le vesti, però prendere consapevolezza delle, delle materie e cominciare a, a, a ragionare e a discutere. Allora, solo un ultimo punto se poi avete domande, insomma, se no eh, chiudiamo però volevo chiedere, eh, ho dimenticato un'altra di questi incontri lezioni, che è quella di Marcella Panucci sull'università ricerca prima ho già citato eh, l'incontro ci sarà invece sulla, sulla scuola sulla dispersione scolastica allora, l'ISTAT, secondo gli ultimi dati dell'ISTAT, la dispersione scolastica è all'11,5% in Italia al sud sale al 15,1% e, e i NIT, cioè i giovani che non studiano e non lavorano eh, al sud sono il doppio del nord. Eh, allora, Luca Bianchi, l'importanza degli incontri che verteranno sui temi di appunto formazione, scuola, istruzione, eh, ricerca mi sembrano tanto più eh, interessanti in questo momento. Beh, guarda, per me sono. È in assoluto il tema più, più rilevante, lo dico sempre. Non so se è acceso, ho fuso quello, mi sbaglio. Ehm, noi recentemente come Svimez abbiamo fatto proprio una, una ricerca che ha portato pure a un breve video, per la prima volta ci siamo cimentati anche in questa modalità di comunicazione di un minuto in cui siamo si un paese e due scuole, in cui fa vedere proprio la storia dei due bambini, uno nato a Napoli, uno a Firenze e si vede che come questo divario in termini di opportunità formative si, nasca, cioè, si realizzi già appena nato, diciamo, cioè dall'asilo nido alla, alla quinta elementare, facciamo vedere come che un bambino nato a Napoli mediamente è come se ci fosse un anno in meno di scuola. Cioè, questo perché avviene, perché appunto, ad esempio l'offerta sia di asilo nido ma soprattutto di tempo pieno nelle scuole è profondamente diverso e quelle disuguaglianze che si creano, ahimè, proprio nella fase più formativa iniziale, cioè 0-6 anni, sono alla base, tutte le ricerche lo, confermeranno, lo confermano, di quei divari in termini di, eh, diciamo, di dispersione scolastica o anche di competenze acquisite dagli studenti. Ogni anno parliamo dei dati in balsi, sulle differenze di diverse competenze acquisite dagli studenti. Questo non è nient'altro che il frutto di meno ore che passano a scuola e, e quindi meno palestre. Quindi questo è un tema fondamentale. e Questo lo affronteremo in cui piace molto, insomma, sono molto, siamo molto soddisfatti perché lo affronteremo sia con eh, mettendo insieme esperti, c'è cioè Andrea Cavosto e la Fondazione Agnelli, ma anche Save the Children, che sta facendo un'attività un specifica proprio sull'abbandono scolastico eh, con la Fondazione per i bambini con Marco Rossidoria quindi il modello è sempre quello di integrare insomma un po' di analisi un po' con gli attori che, che lavorano sul territorio per cercare appunto di capire dove sono poi perché poi è facile dire i ragazzi del sud sono meno, hanno meno competenze di quelli del nord no? che è un dato di fatto però ci si interroga su perché quello avviene se no poi si apre a qualunque tipo di interpretazione diciamo genetico l'ombrosiana quindi diciamo, se non ti metti a spiegare veramente perché quello accade quindi questo è un punto fondamentale poi aggiungo, però l'abbiamo citato, tra le varie iniziative c'è una discussione che appunto questo credo che possa essere molto interessante anche qui mettendo insieme analisi e operatori che proprio Gian Paolo Manzella farà con l'industria con Dario Scannapiego eh, quindi un grande in, potenziale investitore eh, istituzionale con Cassa Depositi e Prestiti c'è un approfondimento specifico sul tema della della demografia, che è un altro tema, c'è cioè, Alessandro Rosina che parlerà di demografia, di questo diciamo, inverno demografico che sta accompagnando anche qua tutto il Paese, ma che nel Sud, per effetto soprattutto delle migrazioni dei giovani, eh, diciamo, pone proprio dei dubbi sull'equilibrio sociale e demografico dei prossimi anni e che anche lì probabilmente eh, non è facilmente eh, diciamo, risolvibile con una esclusivamente con una um, eh, prospettiva generica di incremento della natalità che senz'altro può essere un obiettivo ma è un obiettivo che per conseguirlo vuol dire fare servizi fare, cioè, no, anche questo è un tema però fondamentale quindi saranno molte le, le, le aree di approfondimento appunto stando attenti a non e quello cercheremo di farlo a non, cioè non avere soltanto in testa il tema del divario, cioè a noi non ci interessa tanto quanto sia distante il sud dal centro-nord, perché molto spesso il centro-nord è altrettanto distante dall'Europa di quanto il sud non sia dal centro-nord. No? Quindi il tema è vedere appunto come eh, quali sono le carenze esistenti, a cosa sono dovute se è un problema di modello nazionale, se è un problema specifico del del sud, quanto hanno responsabilità le classi dirigenti nazionali, quanto quelle locali. quindi La discussione, però appunto, cercheremo sempre di evitare il puro confronto sud-nord, perché proprio come dicevo all'inizio il nostro obiettivo è andare oltre questa rappresentazione che riteniamo ormai vecchia e superata del. Eh, di un paese eh, con due realtà completamente separate e contrapposte. Tutti i dati ci confermano che non esiste, non una... sono pochissimi gli indicatori in cui abbiamo, abbiamo il nord che va da una parte e il sud che va dall'altra, in cui abbiamo dei, diciamo, eh, un più e un meno. Molto spesso sono un meno e un, un, meno, un, un po' più di meno e alcuni più con un po' più di più, nel senso che ci sono degli elementi anche di trasformazione positiva, di crescita, delle start-up innovative, in cui anche il sud è insieme al nord in questa fase di crescita. Questo è un po' il modello che, che seguiremo su tutte le varie aree di approfondimento. Allora, non so se ci sono delle domande oppure se Alessandro vuoi chiudere per fare le onore di casa. Allora innanzitutto eh, eh, ringrazio e saluto tutti con Giuseppe La Terza che eh, si è annidato lì, che è il grande eh, come dire, inventore di questa linea di lavoro della casa editrice di festival, lezioni, eh, incontri, con, con un'applicazione e una passione, eh, devo dire. No. Che compensano, no, volevo dire, che compensano le mie lacune. <ride> ovviamente, era così. Sempre un discorso diciamo autocentrato. Come dire. No, eh, 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 e quindi, eh, perché, appunto, ci vuole in questo caso, come sicuramente, ci è voluto eh, l'entusiasmo di tutta la Svimez. per... Eh, Entrare in questa partita c'è ovviamente l'entusiasmo di tutta la casa editrice nel, nel, nel seguirla eh, e quindi, niente il, per me il messaggio è semplice, eh, appunto. Eh, ci vediamo se possibile eh, a Bari dal 26 al 28 di, di ottobre. Eh, quanto più eh, riusciremo, eh, quanti più riusciremo a essere, quanto più riusciremo a far funzionare questo meccanismo che abbiamo. Eh, escogitato eh, tanto più eh, saremo eh, come dire, invitati o autorizzati a pensare cos'altro per il sud e nel sud eh, si, può, eh, si può fare appunto sud e altrove grazie a tutti grazie.